stavo riscaldando, te lo stavo riscaldando. Sì, eccomi, Davide, eccomi. Eccomi, Nicolino. Davide, ti piace? Ecco, papà, bene, la tazza, papà. Bene. Papà, Nicolino. Voglio lo zacchiotto, voglio il mio zacchiotto Pippo. Va bene, te lo vado a prendere, te lo vado a prendere. Sì, eccomi, Nicolino, eccomi qua, lo stacchiotto, eccolo qua, vieni Nicolino. Papà, voglio pure la copertina che c'ho un po' freddo stasera. Sì, è vero, la coperta, me l'ero dimenticato, vado a prendere la coperta, eccomi, Nicolino, eccomi qui, il mio bambino. Basta Nicolino, basta, basta, e voglio questo, e voglio quello, e voglio quest'altro. Sai Nicolino una cosa? Cosa papà? Non mi hai chiesto nemmeno una volta per piacere. Scusa papà, hai ragione, tu sai dove vuoi chiedere per piacere papà. E non dimenticarlo mai Nicolino, eh? Ecco, sai che sono un po' nervoso perché papà stasera c'è un problema. Che hai Nicolino? C'è papà che io non riesco a dormire. Nicolino, ascolta, raccontiamo papà, una bella storia, va bene? Papà, per piacere, papà, per piacere, mi racconti una storia? Sì, ecco, ti racconto la storia dell'elefante e del bambino cattivello. C'era una volta un elefante. Un giorno l'elefante andò a fare una passeggiata e incontrò un bambino cattivello. L'elefante disse al bambino cattivello: ti andrebbe di fare un giro sulla mia groppa? Yuppie, sì! L'elefante stese la proboscide, prese il bambino e se lo mise in groppa. Poi rumpeta 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 ta, cominciò a camminare di qua e di là. Ad un tratto incontrarono una gelateria e l'elefante chiese al bambino cattivello: che ne diresti di un gelato? Sì, lo voglio! L'elefante stese la proboscide, prese un gelato al pistacchio per sé e uno alla panna per il bambino cattivello e rumpeta 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 ta, continuò a passeggiare di qua e di là. Il gelataio però si mise ad inseguirli. Dopo un po' passarono davanti ad una pizzeria e l'elefante chiese al bambino cattivello: ti andrebbe un pezzo di pizza rossa? Sì, lo voglio! L'elefante allungò la proboscide, rubò un pezzo di pizza rossa per sé e uno per il bambino cattivello e poi rumpeta 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 ta, continuarono ad andarsene per la città. Adesso però dietro di loro correva anche il pizzaiolo. Passarono poi davanti al fornaio e l'elefante chiese al bambino cattivello: ti andrebbe un panino dolce? Sì, lo voglio! L'elefante allungò la proboscide, prese un panino dolce per sé e uno per il bambino cattivello e poi rumpeta 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 ta, continuò ad andare di qua e di là. Adesso li seguivano il gelataio, il pizzaiolo ed il fornaio. Dopo un po' videro una pasticceria. Scommetto che gradiresti un bignè al cioccolato. Sì, lo voglio! L'elefante allungò la proboscide, rubò un bignè al cioccolato per sé e uno per il bambino cattivello e via rumpeta 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 ta, cammina di qua, cammina di là. E il gelataio, il pizzaiolo, il fornaio e il pasticcere correvano dietro di loro. Su un marciapiede c'era una bancarella della frutta. Scommetto
che mangeresti volentieri una bella mela. Sì, la voglio, la voglio, la voglio, la voglio! L'elefante allungò la proboscide, prese una mela per sé e una per il bambino cattivello e proseguirono rumpeta, 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 rumpeta lungo le vie dell'intera città. E dietro il gelataio, il pizzaiolo, il fornaio, il pasticcere e il fruttivendolo. All'improvviso l'elefante disse al bambino cattivello: lo sai che nemmeno una volta mi hai chiesto per piacere? E sedette in mezzo alla strada così bruscamente che il bambino cattivello cadde giù. E il gelataio, il pizzaiolo, il fornaio, il pasticcere, il fruttivendolo andarono tutti a sbattere contro l'elefante e cascarono come birilli uno sull'altro. E l'elefante ripeté: non ha detto per piacere nemmeno una volta. E il gelataio, il pizzaiolo, il fornaio, il pasticcere e il fruttivendolo, mentre si rimettevano in piedi, dissero in coro con aria indignata: ma pensate un po', non ha chiesto nemmeno una volta per piacere. E il bambino cattivello gridò: per piacere! Vorrei andare a casa! L'elefante stese la proboscide, prese il bambino cattivello e se lo mise in groppa e riprese ad andare rumpeta, 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 rumpeta verso un punto preciso della città. E dietro a lui ripresero ad andare il gelataio, il pizzaiolo, il fornaio, il pasticcere e il fruttivendolo. Quando la mamma del bambino cattivello vide tutta quella compagnia, chiese: siete venuti per la merenda? E tutti risposero in coro: sì, per piacere! Sedettero intorno al tavolo e fecero merenda tutti insieme, con biscotti e cioccolata calda. Poi l'elefante rumpeta, 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 uscì per riprendere la strada in città. E dietro di lui uscirono il gelataio, il pizzaiolo, il fornaio, il pasticcere e il fruttivendolo. Vuoi venire con noi? Chiesero al bambino cattivello e lui rispose: no, grazie. E andò a dormire. Questo bambino, non ha chiesto mai per piacere. Beh, però ha imparato la lezione, poi. Sì, è vero, pure l'elefante, papà, molto divertente, faceva rumpeta, 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 cammina di qua, cammina di là. Papà,
Sai cosa? Dimmi. Domani vorrei pure io inventare una storia. Ma bellissimo, bellissima idea, Nicolino. Sì, una storia con tanti personaggi diversi. E allora, sai che cosa possiamo fare? Che facciamo? Possiamo costruire, fare un teatrino con tutto quello che abbiamo a casa. Sì, papà! Papà, sai quanti? Abbiamo tanti tappi di sughero! Ah, e allora... Li possiamo usare? Sì, possiamo... Che cosa possiamo costruire? Allora, possiamo fare delle marionette, però mi devi aiutare perché è un po' difficile. Ma certo che ti aiuto, però ci dovete aiutare anche voi, mi raccomando, Sì! E adesso tutti insieme costruiamo... I marionettappi! Buonanotte, Nicolino.